Ascolta, Jiraiya. Tu pensa soltanto a trovare Tsunade. Portala al villaggio. Sì, di questo può starne certo. La troveremo di sicuro e la riporteremo se vuole andare a casa. Perché Gaara si è stupido come dire? Gaara. Gai. Sai, Naruto, mi sono sempre piaciuti i ragazzi che hanno molto coraggio. E ti giuro quanto volevo che si metteva sta cosa. A Rock Lee è stata molto utile. Eh? Che cos'è? Che cos'è? Ho paura. No, lo sapevo. Lo sapevo. Questo sarebbe molto meglio della sua. Non sapevo che andava a finire lì. Ma che bella la sua, sta in pigiama. Ma gli piace, non pensavo. Aspirante, autoidratante, super garantita per chi fa movimento senza trascurare lo stile. Se la provi, oddio, no! Te lo posso assicurare. Stava meglio così, secondo me. Esattamente quello che è successo a me. Guarda che sfido, devo dire. Cioè, bella la sua. Non mi aspettavo questa reazione. Pensavo che Naruto l'avrebbe schifata. Perché prima di uscire di casa non ti guardi allo specchio, bell'imbusto che non sei? Esatto, questa cattiveria. A presto! Non mi ricordo se ragazzi, se la mette. Che meraviglia! Ma spero di sì. Sì, ma se se la mette, se la mette una volta. E poi aumenta il peso dello zaino. Oddio. Non ho capito. Solo uno stupido può indossare certe cose. È cattivo. Ci sei tu, mo? Cosa? Ma quella è una casa da gioco. È carina. Tsunade, il maialino. Così stai dando la caccia a Naruto? Sono gli ordini. L'organizzazione Alba è stata chiara su questo punto. Non hanno detto tutte queste cose. Cioè, non hanno detto che erano ordini. Scusi tanto, maestro Jiraiya. Si può sapere per quale motivo quei tipi mi stanno dando la caccia? Ma non ha ancora capito, Naruto? È stupido. Non danno la caccia a te, ma quello che racchiudi dentro. Il tuo coraggio. Quell'energia rossa che puoi emanare. Mi piacerebbe sapere che cosa ho qui dentro. Lo stomaco. Lì, lo stomaco. So soltanto che è un demone che ha quasi distrutto il nostro villaggio. E che tutti sono terrorizzati da quel mostro. Ma allora, perché quei brutti cerchi? Non si chiede perché dentro di lui. Infatti. La gente è spaventata perché la vede come una forza invincibile. Sinceramente non so perché quei due tipi le diano la caccia. Immagino vogliano solo impadronirsi del suo potere, del suo chakra. Questo è il tuo destino, Naruto. Ma non preoccuparti, adesso ci sono io a proteggerti. So che non deve essere facile vivere sapendo di essere costantemente in pericolo, ma sono più che sicuro che ce la farai con l'aiuto dei Rospi. Perché l'aiuto dei Rospi? Insegnagli a fare quella volpe. Se voglio diventare più forte. Questo ragazzo mi piace sempre di più. Più forte! Ah, i tecchi che mi sono appena comprato. Questo posto ha delle vibrazioni terribili! Smettila di agitarti per niente. Aspetti, signorina! Signorina, solo il doppio della sua età. Mi sembra di aver capito che la bella donna su cui vuole fare delle ricerche è la fantomatica. Ma quella con i capelli bianchi. Ah, bravo, bianchi. Sei diventato davvero perfetto. Ma che posso dare? Allora, vuoi saperne qualcosa di più? Beh, alcuni dettagli io li conosco già. Ad esempio che fa parte della triade dei ninja leggendari. Non sei un cazzo, Naruto. E quanti anni ha? Esattamente la mia età. 1 milione. Allora è vecchia. Allora è vecchia. Ma quella è... La conoscono tutti. Vi spiacerebbe cambiare questi soldi in fish, per favore? E dall'aria di una vecchia? No, per lui. Ho trovato la pietra filosofale. Ehi, mi sei più o meno quella ragazza? Io non so che ha detto chi è quella ragazza. È strano che tu non la conosca. Quantomeno il suo soprannome è sulla bocca di tutti. In poche parole, è un tipo alquanto irritabile. Ma soprattutto è una giocatrice incallita in questo senso. Che tipi comunque tre leggendari. Bene, sei così. Lui è un donnaiolo. Questa è una giocatrice d'azzardo e l'altro è un criminale. La donna è più che famosa. Nell'ambiente in cui si muove è considerata una leggenda. Vabbè, so forti, però. Quale sarà pure scemo. Il suo soprannome è un'amica del croupier. A parte Orochimaru. La leggenda. Pure lo scemo, A modo suo. Che sei ridono? Qual è il soprannome? Non credo che dicano ridono per il soprannome. C'è qualcosa che non... Che
c'è da ridere. Il suo soprannome è la sanguisuga. La sanguisucchia. Ad ogni modo, anche se è una famosa giocatrice, dubito che riusciremo a trovarla tanto facilmente. Ma perché? Come? Quale sarebbe il problema? Se c'è una cosa che non sopporta è invecchiare. È probabile che abbia già cambiato aspetto una decina. Orochimaru? No, Orochimaru fa altri inghippi. Però cambia la faccia. Quando mai è stata capace e basa tutto sulla fortuna. Non so giocare. È soprannominata la sanguisuga per la sua capacità di ottenere soldi in prestito e poi non restituirli mai. Ottimo. I bei vecchi tempi. In cui le prendevamo. Non è il momento di fare il nostalgico. Potremmo annusare il terreno in cerca di una traccia, ma non credo che funzionerebbe. Siete no, cani? Quindi lei non sa da che parte cominciare. Forse Kakashi usa i cani per non sniffarsi il terreno ogni volta. Se vuoi davvero diventare forte, dovrai allenarti. Ma va. Ecco qua. No, aspetta un momento. Ma perché no? Non fare il caso tuo. E poi non voglio che mi vedano in giro con uno vestito in modo così strambo. Dice lui. Sì. Comunque questo episodio è veramente lento. Porca puttana. Allora, che cosa stiamo aspettando? Non perdiamo tempo e iniziamo subito gli allenamenti. Ehi, calma, non farti prendere dall'entusiasmo. Prima di fare allenamento dobbiamo raccogliere informazioni sul conto di Tsunade. Oh. Ma vogliamo ricapitolarlo ogni volta? Ogni 5 minuti? Sì, la... Il villaggio della foglia fatto miniatura è uguale. Non è vero, è quello il villaggio che hanno incontrato prima e hanno fatto la stessa reazione pure per il villaggio prima. Ma ragazzi, che forza! Che forza! È la prima volta che vedo tanta gente che si diverte così. Un'altra cosa, prima stai di... nella capitale, Naruto. È importante svagarsi. È diventato ricco. Quello sì che è un borsellino ben fornito, ma allora tu sei... Il borsellino c'ha il rospo. In effetti qualche soldino c'è. Anche il borsellino ha forma di rospo. Questo è lo stesso borsellino. Questo borsellino ce l'aveva quando lui gli fece la fregatura del ristorante. Ed era completamente... Come ha fatto a riempirlo in una puntata? Io non ho capito in cosa guadagna il ragionamento. Deruba la gente, perché è l'unica cosa che mi viene in mente. Questo è meglio che lo tenga io, è più sicuro. Un momento, è tutto quello che possiedo. Ti do pezzo di me. Spendere come ti pare. Che stronzo. Non vale, io li voglio tutti. Smettila, non lamentarti. No. Non dimenticare mai che un bravo ninja è tenuto a rispettare i 3 tabù fondamentali. Lo fa. E quali sarebbero questi tabù? Non sai per cosa li usa. Ma come, Naruto, non li conosci? Immagino. I 3 tabù corrispondono alle 3 tentazioni che portano un ninja alla rovina. Il bere, le ragazze e il cattivo uso del denaro. Oh, beh, allora sono... Lui è rovinato. Di Rospi, non corro alcun pericolo. Anche sulle per bere, le ragazze salvo una non... Col denaro... Interessa. E in quanto ai soldi, Salvone, che carino. Per risparmiarli, che voglio spenderli solo per cose utili. Grazie. Non dire sciocchezze. Oh, mai sottovalutare il denaro. Tu sei un tempista nato. Sì, non ti fermi più. Oh, ci rimango troppo male in queste cose. Vabbè, non sai ancora come andrà, dai. Sì, ma vuole spendere tutti i suoi soldini. Ha appena detto che ci ho messo tanto per risparmiarli. C'è un giorno, Ilaria. Vabbè. È passata, vai, va. Allora, in questa puntata abbiamo una che li chiede in prestito e li perde tutti, uno che li frega un ragazzino e un ragazzino che in un giorno li frega a qualcuno, perché non è possibile che lui abbia il portafoglio pieno. Si capisce cosa lavora. Il potere dei soldi è terrificante. La nostra Tsunade, ad esempio, sì, si è rovinata più di una volta. Maestro, anche lei ha avuto problemi a causa del suo interesse per le donne. Adesso basta, io vado anche subito a cercare informazioni. Tieni il mio zaino, tienilo stretto. Ah, pure Tsunade. Ah, tu non lo sai. Vabbè. Cioè, secondo le regole che ha detto lui, sono dei falliti. E resterà sempre un monello. Lui, È tu un truffatore. Vediamo. Innanzitutto mettiamo qualcosa nello stomaco. Piccolo Naruto. Scusi, mi dà una porzione di ramen? Ma mangia sempre la stessa cosa. Mamma mia. A me mi va nauseato. Ah, ecco, sta mangiando altre cose. Una porzione di gnocchi di polpo. Non si ferma anche a mangiare? Che meraviglia, me ne prepara una porzione dopo. Doppia. Certo, figlio, ma mi pare che tu abbia già fatto una bella scorta. Non avrai intenzione di mangiare tutto da solo, spero. Ah? Perché non dovrei? Ho una fame da lupi. Bene, ecco a te. È schifo. Non ho preso neanche un gadget, soltanto cibo. Questa volta credo proprio di aver esagerato. Questa volta. Che carino. Chissà come stanno gli altri.
Maestro Capo. Kakashi. Capo. Sakura. Mai stata in piedi lei. Capo da inizio film, da inizio serie. È un fenomeno. Allora, un ninja. Ci mancherebbe pure che non sa tirare. Cos'è? Sì, credo che esista anche in realtà sta cosa. Sicuro? Ma cos'è, una bolla di sapone? No, no, c'è la carta, tipo. È proibito usare le tecniche. Vabbè, mica scemi. Piede tanto il culo, proprio. Madonna santa mia. Te l'avevo detto che era pericoloso usare quella maschera. A me non sei tutto. Cos'è? Ma questo è il libretto di risparmio dell'eremita dei Rospi. 1, 10, 100. Ma quanti zeri ha questa cifra? E ha fatto un sacco di discorsi sull'avidità e poi guarda quanti soldi. Ha un sacco di soldi. E se pigli i suoi? Ma non mi è rimasto. Non lo so, ti sei svuotato il mercato. Giusto un ultimo spuntino. Come un ultimo spuntino? Vabbè, è un problema serio. Se vuoi davvero diventare forte, dovrai non mangiare, allenarti. Ah, un problema di fondo. Il papà ti ha mandato a fare la spesa, vero giovanotto? Bravo, ti meriti proprio un piccolo omaggio. Facci tu. Lei è troppo gentile, grazie mille. Gli hai dato l'omaggio. Nei nostri mercati non funziona così. No, infatti, non ho sentito, gli ha dato l'omaggio e Naruto zitto. Gli ha detto un cazzo. Sbaglio, quella è la sua risata. Paura. Vi giuro, lo sapevo. Ero sicurissima che li spendesse così. Naruto, hai già finito di fare il giro delle bancarelle? Tu hai finito di fare il giro delle puttane? Io non ho chiesto vuoto. Dove è andato a finire il rispetto dei tre tabù fondamentali per un bravo? E lui ha anche i soldi da tarsi. Pezzo di merda. Te li fa ridare, vero? Mi ha detto che li ha presi in prestito, gli ho devi ridare. Sei tu, attento a quello che fai, brutta mocciosa. Che cazzo è sta gente, mo? Hai rovinato il vestito firmato addirittura. Guarda un po'. Ora c'è una firma in più. Che cosa? Se è un vestito firmato mi ci vorrà una vita per ripagarlo. Certo che ci vuole un bel coraggio a definire vestito firmato quello straccetto. Eh già, lo penso così anch'io. Se lei chiudere la bocca giusto per non finire nei guai, ascolti il mio consiglio. Vi presento il Chunin del villaggio della Piena. È un Chunin. Il leggendario Yaminin, maestro ninja rispettato da tutti. Proprio rispettato. Ma che piacere. Un'altra leggenda. Ti meriti una lezione che ricorderai per tutta la vita. Adesso ti mostro una tecnica che pochi conoscono. Osserva con attenzione. Ah, l'onda energetica. Che tipo di giraia, però. Sì, però giraia non si contiene. Mi ha fatto fare una figura di merda. E quello è una caga. Sì, mi ha lasciato un buco nello stomaco. Questi due sono troppo scarsi. Considera che si è trattenuto, oddio. Ma allora lei è uno dei tre ninja leggendari. Ma cosa l'ha capito? Le chiedo scusa, signore. Le ho distrutto la bancarella, mi dispiace. Non fa niente, pago io i danni. Grazie, molto gentile. In che senso? Mi spiace se ne approfitto e prendo anche tutti i palloncini che hai in vendita? Sì, poi che altro vuoi? Vuoi anche mia moglie? È là dietro. Ilaria. La voglio entrare. Certo, quando vuoi. Andiamo, Naruto. Mm? Coraggio, vieni con me. È ora di allenarsi. C'è già scordato che gli ha speso sì, tutti signore. I soldi. A Naruto in cambio delle mosse gli darebbe tutto. Sì, anche il culo. Questo è un palloncino pieno d'acqua. Carino! Maestro, cosa me ne faccio? Bellissimo! Guarda come d'acqua! Guarda come sì. Decorato! E dimmi, che cosa te ne è parso? Beh, è stato davvero forte! Com'è riuscito a farli volare? C'era da aspettare. Non ha capito. È chiaro che non ha avuto il tempo di capire. Questo è bello. Adesso con il bellissimo. Devi imparare a creare il flusso di chakra che ti serve. Per farlo ruotare come vuoi tu. Devo creare un flusso di chakra, d'accordo. Basta far ruotare sempre più velocemente l'acqua o l'aria che c'è all'interno finché il palloncino non esplode. Bravo, sei più veloce con l'intuito che con le mani. Bene, allora ci alleneremo fino al calore. Questa frase. Che puoi dire a Naruto che è più bravo con l'intuito? Oh, quando? Che ti sembra di questa nuova mossa? Questa nuova mossa è figa, devo dire mi piace. Ti piace più il mille falchi? No, mi piacciono tutte queste mosse
colorate. È il lusso. Io vado in base ai disegni. Quando sono belle da vedere, allora mi piacciono. Secondo me Mille Falchi è più forte, no? Ah, non ci ho mai capito. Sì, non lo so. Fatta da Kakashi, però, perché fatta da Sasuke è una cagata. Ti ricordavo. Forse. Poracci. Ho come la sensazione che questa ricerca a Tsunade durerà. Parecchio. E sarà tutta così. Sarà una nuova, tipo, una nuova stagione, tutta su alla ricerca di Tsunade. Un meraviglioso viaggio di Naruto e Jiraiya. Mamma mia, ti rendi conto che fortuna abbiamo con i cellulari? Devi andare a cercare la gente così prima. Senti, Tsunade, potresti venire un attimo? Cioè, loro vanno lì, magari lei non se li incula di pezza, no? No, secondo me lei non vuole essere trovata. Per quello la devo cercare. Capito? Cioè, io dico... Che ne sai, cioè, se fa tutta sta ricerca, ma magari... Ma gli serve lei? Magari sta dall'altra parte del mondo. Allora serve trovarla, perché serve qualcuno a capo del villaggio. È morta, cioè, neanche lo sai. Ragazzo, la loro missione dovrà avere un certo valore, no? Riusciranno a trovare Tsunade, i nostri eroi? E Naruto? Riuscirà a riavere i suoi soldi?